Non perdere l'opportunità di cambiare le cose. Potrebbe essere l'ultima volta che ti viene concesso. Secondo lei i vaccini non servono a niente? Diciamo che meno ci si vaccina, più salute c'è. Meno ci si vaccina, più salute c'è. Se volete qualcosa di diverso, c'è questa vita che è nata da due componenti essenziali, cioè dall'unica parlamentare che si è veramente opposta al sistema. Sarò portavoce del messaggio del programma del Movimento 5 Stelle. 4 vaccini obbligatori, possibilmente monovalenti, come da disegno di legge depositato dalla senatrice Taverna. E dall'altra parte da un partito come il 3V che è strutturato da 5 anni. Non siete contro i vaccini, siete contro l'obbligo, se ho capito bene. Assolutamente sì, noi non siamo contro i vaccini. Chi in questa campagna elettorale ci ha sempre etichettato come Novax fa un grande errore. Se noi fossimo in Italia in questo momento in una situazione epidemiologica di urgenza o di emergenza, ci sono già le strutture legiferanti che hanno predisposto l'opportunità di porre un eventuale obbligo per un qualunque tipo di trattamento farmacologico sanitario. La pandemia è stato un problema sanitario grave, però se noi avessimo lasciato la totale libertà di non vaccinarsi nelle scuole, nei posti di lavoro, non crede che i contagi sarebbero esplosi ancora di più? In realtà abbiamo scoperto poi che le terapie domiciliari erano molto più efficaci e anche gli antinfiammatori, quindi in realtà tiferò in primis ovviamente per vita. Comunque il 50% degli italiani sono stanchi del sistema. Se questo 50% decide di andare a votare e votare per il cambiamento, si può fare di tutto e di più. Per me viva la vita, perché la vita è vita. Oltre al fatto che comunque abbiamo fortunatamente, direi, ancora con noi Ratzinger. That God sent forth into dry clay. Quindi voi immaginatevi se riusciremo ad avere almeno 1 milione di voti ed avere Teodori, Montanari, Lagatti, Sensini, Martucci e tanti altri in Parlamento, che cosa potrebbe venirne fuori? Perché io credo di poter fare meglio. I treni si prendono quando passano e questo potrebbe non passare più per molti anni. Speriamo che siano coerenti, basta fare. Perché il nostro programma è già nella nostra lotta. Libertà, libertà, libertà. Vota Antonio la trippa. Abbiamo una ricetta. Votatori, 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 votatori. C'è una sola ricetta. Il credo di Dolore. Sare l'unica deputata che si è sempre spesa in favore dei più deboli. Sare l'unica che non ha mai appoggiato, anzi ha denunciato i poteri forti, le lobby, la corruzione. 4 vaccini obbligatori. Sare quella che si è fatta da scudo per consentire agli avvocati di entrare in corso di Cassazione, blindatissima, depositare alla magistratura la denuncia di attacco alla Costituzione. Sara è la parlamentare che ha spostato solo l'uscita di un bergo, di montagna, di questo bergo, di studente, di rischio, di Sara, di altro, di assolutamente. Io vi porto nel cuore, continueremo ad essere i vostri portavoce, continueremo a farci portavoce delle vostre parole, delle vostre speranze e dei vostri sogni. Oh.